sempre pensato che il cibo fosse un trend union. Fa parte di noi, della nostra storia, del nostro modo di essere. Caratterizza la nostra vita e ci rende unici come italiani. Ma è un mestiere difficile quello del ristoratore. Ci vuole passione, coraggio e soprattutto capacità. Io sono Alessio Molla, un vero e proprio turista del food. Benvenuti a Risto Tour. La puntata di oggi è dedicata al Caffè Commercio, che è inserito nella splendida piazza Ducale di Vigevano, una piazza che risale addirittura al 1492, uno stile rinascimentale caratteristico con la sua splendida Torre del Bramante che svetta su di noi. Praticamente una sorta di teatro a cielo aperto che ci accoglie con la sua cattedrale da una parte e dall'altra con il suo splendido castello. Lunga 134 metri e larga 48, è edificata su tre lati. Infatti il quarto è occupato appunto dalla chiesa cattedrale di Sant'Ambrogio. Come potete vedere, tutti gli edifici sono omogenei, con facciata e portici uniformi a contorno di un forum che ricalca il modello descritto da Vitruvio. Ovviamente nel corso del tempo Piazza Ducale ha subito tutta una serie di rifacimenti e di restyling che l'hanno portata ad essere questo splendido luogo che è oggi. Ritrovo, cuore, centro della città di Vigevano e di tutti i suoi cittadini. E noi stiamo andando lì, al Caffè Commercio. Inaugurato nel 1862 da Giuseppe Cattaneo, questo luogo, il Caffè Commercio, si inserisce perfettamente, come vi dicevo, all'interno di Piazza Ducale. In qualche maniera è una sua vera e propria continuazione. È un locale molto particolare perché fin dall'inizio la caffetteria ha sempre avuto una grande importanza, ma poi le cose si sono evolute, la gelateria, la ristorazione, ed oggi è questo luogo di aggregazione e d'incontro proprio sito nel cuore della Piazza Ducale di Vigevano. E qui con me ho il piacere di presentarvi la sua proprietaria, Valeria Stilla. Ciao Valeria! Ciao, buongiorno, benvenuto! Grazie mille, grazie mille. Beh, molto elegante, molto bello. Grazie. Di questo luogo c'è tanto da dire, vero? Sì, diciamo che il Caffè Commercio è un locale storico per Vigevano. Nasce alla fine dell'Ottocento e quando la gestione precedente ha chiuso abbiamo deciso di intraprendere questa avventura per dare fondamentalmente un contributo alla nostra città. Uno splendido contributo, tanto che ci sono sempre tante persone che vivono questo luogo e me lo voglio vivere anch'io. Cosa dici? Ci prendiamo un aperitivo? Molto volentieri. Dai. Chiamiamo Francesco. Sì. Francesco, ci porti un aperitivo, per favore? Ci pensi tu? Assolutamente. Grazie. Grazie. Come calice vi abbiamo portato un Ferrari Perle Bianco 2013 riserva. Molto bene. E un piattino con le olive. Nel piattino troverete una bruschetta con pomodorini, una crocchetta di patate, pizza e focaccia fatta in casa. Grazie mille. Grazie. Eh beh. Cin cin allora. Salute. Che buono. Ottimo per scaldare i motori. La mia sarà una giornata interessante, perché ho tutto un menù da degustare, quindi non vedo l'ora di lanciarmi. Benissimo. Però prima volevo parlare con te. Allora, abbiamo detto che avete riaperto questo locale da quanto tempo intanto? Abbiamo riaperto nel 2018. 2018. Gennaio 2018. Immagino i lavori da fare siano stati tanti. Sì, i lavori sono stati lunghi, sono stati impegnativi. Il progetto non ha voluto rovinare troppo quello che era la storicità del locale. Infatti abbiamo mantenuto le colonne all'interno del locale e diciamo che non è stato proprio uno stravolgimento, ma un ponte che unisse il passato col presente. Certo, anche perché
di passato in questa piazza se ne respira davvero tantissimo. Credo che sia la cartolina più bella veramente che si possa presentare dicendo dov'è il Caffè Commercio nella piazza Ducale. Nella piazza Ducale, nella nostra bellissima piazza che comunque ci dà una location unica. Certo. Un'altra cosa che trovo estremamente interessante, così di primo acchito, è l'imprinting che ha questo locale, perché è vero, da una parte sei a Vigevano, quindi nel contesto della provincia di Pavia, ma io qua respiro molta aria milanese, nel senso l'aperitivo, la cucina, il vostro staff molto di livello, mi piace vederli molto organizzati, molto preparati. Grazie. Sotto vari punti di vista e anche nell'organizzazione di quello che stiamo facendo noi adesso, devo dire la verità, ho trovato veramente uno staff di livello e tutto questo mi riporta naturalmente a quegli aperitivi che faccio a Milano ogni tanto. Sì, diciamo che anche questo vuole un attimino avvicinarsi a quello che è l'abitudine milanese, no? Anche per noi giovani comunque che ci facciamo sempre su Milano, però fortunatamente abbiamo quel qualcosina in più che è la nostra piazza, è che vero. Sicuramente regala un'immagine e uno sfondo unico. Aperitivo, il vino vanno giù molto bene, devo dire. C'è un ingrediente segreto in questo posto? No, non abbiamo un ingrediente segreto, diciamo che la nostra volontà è quella di coccolare il cliente e stare bene insieme a loro. Forse l'ingrediente segreto te lo posso individuare io, da profano. Però ti direi che proprio il contesto, cioè molto vivace, ma al contempo elegante. Cioè ti dà l'idea, secondo me, che qua puoi farti tranquillamente un aperitivo con gli amici, ma anche un bel pranzo e il menù. Non voglio ancora anticipare nulla, ovviamente è assolutamente di livello. E quindi mi dà proprio l'idea di un locale aperto a tutti. Sì, diciamo che vogliamo dare questo servizio, quindi per offrire una colazione piuttosto che offrire un pranzo, una cena o l'aperitivo o il dopo cena, quindi riuscire a coprire tutte le fasce orarie. Fantastico. Allora, senti Valeria, io intanto ti ringrazio, direi di fare un bel cin cin a te, sì, a tutto il tuo staff. Grazie. In generale ai ristoratori, perché è un periodo dove veramente l'avete passata in maniera molto difficile, diciamo, esatto, così. Sì. Però mi piace vedere che comunque c'è uno spirito, c'è una voglia di ripartire, tanta le persone qua intorno vi danno fiducia perché ve la meritate e quindi prendiamo al Caffè Commercio. Cin cin. Cin cin. Salute. Valeria mi ha lasciato, però adesso inizia il momento gustoso della giornata. So che c'è un menù molto molto particolare che mi attende. Allora che dite? Cominciamo a mangiare? Francesco, per favore! Il menù, grazie. Allora, il menù? Grazie. Gradisce dell'acqua? Sì, grazie, un po' di naturale. Perfetto. Allora, tantissimi piatti. Uovo poché, nido di pasta, kataifi, guacamole e pomodorini secchi. Tartare di manzo, consistenza di parmigiano e vegetali, crudo di mare e bufalina, piovra piastrata, soffice di patate dolci e aneto. Questi sono gli antipasti. Come primi abbiamo tonnarelli, cacio e pepe con tartare di tonno, ravioli con camembert di bufala, bisque e tartare di gamberi, risotto mantecato al pecorino e guanciale con tuorlo d'uovo marinato, gnocchi homemade, salsa di peperoni arrosto, salsicce timo, mamma mia. Secondi, filetto di manzo al Caffè Commercio, questo è un piatto particolare. Costolette di agnello al profumo di rosa su finocchi gratin, grazie mille. Prego. Selezione mare terra con tzatziki dressing, bocconi di ricciola, shiitake e acqua di kiwi. Tutte proposte molto molto interessanti. Anche i dolci non sono niente male, ma ne parliamo dopo. Va bene, io sono pronto per ordinare. Guardate anche che bello questo menù. Questo è un segreto che mi ha svelato Lalita, la responsabile del marketing. Questi sono degli artisti locali che realizzano le loro opere sui menù del Caffè Commercio, così poi ce le si può anche portare a casa e qua sotto ci sono tutte le indicazioni. È un'altra piccola idea carina, molto gradevole. Francesco,
ho scelto. Prego. Allora, senti, io comincio con un bel primo, un risotto mantecato al pecorino e guanciale con tuorlo d'uovo marinato. Ottima scelta, perfetto. Bene. E poi di secondo prenderei, beh, filetto di manzo al Caffè Commercio. Assolutamente. Mi sembra molto di piatto biglietto da visita questo. Bene. Sul dolce te lo dico dopo, perché ci devo fare un pensierino. Perfetto. Per i vini? Ci penso io. Boh, sono le tue mani allora. Grazie. Grazie. Arrivo subito. Buongiorno, mi chiamo Massimo Ruzza, sono lo chef del Caffè Commercio e questo è il mio staff. Ho qua Victor, un giovane junior chef, mentre qua abbiamo Denise, una lady junior chef. Oggi vi presenteremo tre piatti del nostro menù. Abbiamo un risotto mantecato al pecorino con un crumble di guanciale e un uovo marinato. Come secondo piatto abbiamo un filetto di manzo al Caffè Commercio, un piatto che diventerà un nostro classico prossimamente, e alla fine concluderemo con il non proprio tiramisù, che è un dolce storico del nostro locale. Dunque ragazzi, noi siamo pronti, iniziamo il servizio. Come state vedendo, iniziamo a partire con il nostro risotto facendolo tostare senza materia grassa, a secco. Appena la pentola trasmetterà il calore al riso che arriverà ad avere quella crosticina, la nostra Denise inizierà ad aggiungere del brodo caldo in maniera che parte la cottura del riso. Qui abbiamo già tutti i nostri ingredienti pronti per essere assemblati in vari step della lavorazione del riso, e a noi piace questo riso qui gestirlo con un brodo vegetale. Perché il brodo vegetale? Perché abbiamo notato che nei sistemi classici di cottura del riso, dal soffritto a un forte riso, a un forte brodo con una percentuale di carne all'interno, appesantisce questo risotto. Di conseguenza utilizziamo un brodo esclusivamente vegetale, anche per andare incontro ad alcune categorie alimentari. Che cosa farà a differenza del brodo di carne? Darà un sapore estremamente buono a quello che abbiamo già dentro nella pentola, e alla fine avremo tutta una serie di profumi dato dalla carota, dal sedano, da tutti questi aromi al nostro risotto, facendo in modo che, aggiungendo la parte proteica, va a completare questo piatto. Adesso abbiamo tostato il nostro riso, arriva la parte dove inseriamo all'interno il nostro brodo, ok? Ne mettiamo poco alla volta in maniera che gli amidi rimangano all'interno della cottura e non vengono dispersi. Giriamo, piano piano il riso prenderà temperatura e andrà a sobbollire, come state iniziando a vedere che iniziano le prime bolle, e da qui lo porteremo a cottura per un minutaggio che va dai 16 ai 18 minuti. Il risotto è pronto, sono passati i 18 minuti, adesso la nostra Denise spegnerà il fuoco, lo sposterà dalla fonte di calore e inizierà a mantecare il nostro risotto aggiungendo burro ghiacciato, grasso di guanciale, uovo marinato, pecorino, crumble di guanciale, sale che non si sa mai, pepe. Adesso, come vedete, inizia con il grasso del guanciale. Ne mette proprio una punta dentro per dare il gusto anche al riso dell'elemento che poi andiamo a mettere di sopra. Un'altra parte di materia grassa senza eccedere nei quantitativi, che è il burro. Aggiungerà il nostro pecorino romano grattugiato. E adesso inizierà a lavorare il nostro risotto all'onda, facendolo saltare nella padella e creando il movimento dell'onda. Come vedete, il nostro riso sta saltando. Adesso mettiamo una bella girata di pepe mulinello e siamo pronti a piattare il nostro risotto. Ok, adesso impiattiamo il nostro risotto. Ok. Come vedete è bello all'onda, gli diamo un attimo a sistemata, mettiamo sopra il nostro crumble di guanciale, adesso andiamo a grattugiare il nostro uovo marinato al centro del nostro piatto di risotto. Thank you.
adesso il piatto è pronto per essere servito. Per favore, servizio. Grazie. Allora, iniziamo con un Monte Rotondo, Gavi Villa Sparina, Cortese 100%, 2015, giallo pagliarino. Mi piaci molto, perfetto. Bravo. Assaggiare. Grazie, va benissimo. Grazie mille, va che bel giallo pagliarino. Ammazza. Grazie mille. A voi, l'aspetto. Buon proseguimento. Grazie. A voi. Buon appetito a me. Allora, che sia mantecato al pecorino dal profumo è evidente. Sono molto curioso di assaggiare, infatti lo faccio in separata sede. L'uovo marinato. Ha una punta di acidità veramente molto particolare, però voglio assaggiare anche la pancetta croccantia. È chiaro, si bilanciano benissimo. Adesso invece assaggiamo tutto nel contesto. Incredibile. Allora, sono tre gusti molto decisi, che però insieme trovano un connubio perfetto, perché la pancetta sul pecorino è la morte sua. E poi quest'uovo marinato dà uno sprint in più, difficile da descrivere, però è proprio uno sprint in più che si apre in bocca. Bravissimo. Devo parlare con lo chef, che poi dico io, il risotto è buonissimo, ma è una garanzia perché comunque è un prodotto di questa provincia, grandissimi produttori che se ne occupano. Però mi piace moltissimo la creatività che c'è dietro questo piatto, perché è assolutamente non banale, è una rivisitazione di alcuni sapori che conosciamo, che però in questo piatto si fondono veramente come una poesia. Buonissimo. Peccato che sia finito, Francesco. Sì, assolutamente. Bravo anche per il vino, perché ci stava benissimo. Ottimo abbinamento. Grazie mille. Senti, ma posso fare due parole con lo chef? Assolutamente, glielo chiamo subito. Allora lo aspetto. Grazie. Grazie a voi. Ah, eccola. Lo riconosco anche con la mascherina. Ciao. Ciao Massimo, ciao. Senti, senti con noi, vieni. Allora, boh, ce la possiamo togliere, possiamo metterci tranquilli. Massimo Ruzza. Tiro via anche il cappello, così mi metto un po' a... Chef del Caffè Commercio, noi già ci conosciamo, abbiamo fatto alcune esperienze insieme. Questa però è nuova, perché in questo contesto non ci siamo mai trovati. È vero, è vero. Allora, innanzitutto volevo partire da una cosa che ho appena mangiato, perché io ho assaggiato il tuo risotto mantecato al pecorino e guanciale con tuorlo d'uovo marinato. Due domande. La prima è un po' un'asserzione, a dir la verità. C'è un po' di carbonara dietro, come concept, o mi sbaglio? Sì, allora, hai azzeccato, non volevamo chiamarlo la carbonara perché è una preparazione tipica italiana, ma però, visto che noi siamo in Lomellina e la Lomellina è la terra del riso, volevamo un attimo avere una contaminazione facendo un viaggio, certo, creato dalla nostra lady chef Denise, no? Che ricordava un po'
la terra nostra, l'Ormellina, andando verso la capitale. Dunque, incontrando questi prodotti qua, ha creato questo risotto che ricorda molto la carbonara per gli stessi ingredienti che ha dentro, ma che effettivamente è tutt'altra cosa. Senti, ma la marinatura me lo dici con cosa l'hai fatta? O un segreto? Allora, la marinatura è un sale bilanciato, ovvero 50% di sale e 50% di zucchero. Viene messo a marinare per parecchi giorni, in maniera che l'uovo cristallizza, rimane proprio l'essenza, la proteina dell'uovo, e poi dopo viene grattugiata semplicemente sopra. Guarda, gli dava quella puntina di acidità, perché l'ho assaggiato da parte proprio per capire che gusto gli dava. Fantastico, si sposava benissimo nell'amalgama col pecorino, il guanciale. Grazie, ci fa fantastico, piacere. Fantastico. Adesso però voglio parlare un po' anche del tuo staff, perché insomma ho visto due ragazzi giovani in cucina, una cucina seria, una cucina dove tu sei il capo, però ti vedo molto insegnare a questi ragazzi, credo che sia fondamentale. Sì, allora i ragazzi sono molto giovani, ma in entrambi le situazioni hanno delle capacità che all'inizio del loro percorso bisogna un attimino potenziare e migliorare. La mia esperienza effettivamente in questo progetto qua del caffè commercio è anche questo: inserire personale giovane che comunque come prospettiva ha di diventare un professionista e di farlo crescere passo dopo passo. Una volta che tu acquisisci una tua competenza, ti diventa tua e ti diventa magari da una debolezza un punto di forza. Questo è un po' il progetto del caffè commercio. Assolutamente, a me piacciono molto gli standard alti. Senti, un'ultima cosa te la devo chiedere, perché ho ordinato un filetto di manzo al caffè commercio. Ora, non potevo non ordinarlo così, perché ho letto al caffè commercio, ho detto sarà qualcosa di speciale. Che cos'è? Allora, sicuramente è un filetto molto particolare, perché abbiamo abbinato il caffè che serviamo ai clienti in una salsa, in un fondo bruno che facciamo noi come una volta, ovvero facciamo tostare le ossa, lo mettiamo con un soffritto di carote, cipolle, sedano, qualche aroma, lo facciamo bollire finché si riduce, e da qui poi andiamo ad aggiungere il caffè, che non è nient'altro il caffè che noi serviamo qua al caffè commercio, e abbiamo creato questa salsa da abbinare al nostro filetto di manzo, che è un filetto di manzo irlandese, perché ci piace questa pezzatura e questa marinatura della carne che ha, con delle verdurine di stagione. Oggi troverai delle carote baby, degli asparagi, troverai delle patate novelle condite solamente con sale, pepe e olio, proprio lasciate il più naturale possibile, in abbinamento però a questa carne qua, con questa salsa. Questa salsa mi aspetto molto, perché da come la racconti sembra che proprio tiri fuori il sapore, lo concentri letteralmente in questa salsa. Sì, perché la carne di manzo si sposa benissimo con questa salsa qui, che tende a essere sull'amarognolo, e di conseguenza ti crea equilibrio poi mangiando anche le verdure. Fantastico. Allora Massimo, grazie mille, veramente ringrazio anche i tuoi ragazzi all'interno, quello che ho assaggiato finora è spettacolare, e so che quello che arriverà sarà altrettanto, e vi faccio il migliore in bocca al lupo, perché secondo me in questo luogo c'è tutto quello che serve per fare il botto. Grazie, apprezzati tantissimo anche noi, tutto lo staff, e è stato un piacere, grazie per averci scelto. Ma grazie a voi, aspettiamo il nostro filetto al caffè commercio. Questo è il nostro secondo piatto, abbiamo un filetto alla caffè commercio. Abbiamo praticamente due padelle sul fuoco più quella del nostro fondo bruno, dove adesso Victor inizierà a rosolare il nostro filetto, la carne, in una padella con un filo di olio extravergine di oliva. Vai Victor. Ok. Come vedete la padella sta prendendo temperatura, è già calda. Inizierà a mettere il nostro filetto, che noi serviamo a una cottura media. Il filetto inizia a rosolare, noi qua per dare un profumo metteremo del timo, che aiuterà poi ad avere un legame con le nostre verdure. Mentre il nostro filetto rosola, dall'altra parte abbiamo un'altra padella con un foglio di carta sotto, dove facciamo rosolare le nostre verdure. In questo caso, visto che siamo a fine stagione ma abbiamo ancora gli asparagi, lo abbiamo abbinato con delle patate novelle, dell'aspargo e delle carotine baby. Viene messa la carta per non dare l'amarognolo sulla verdura, ma per tenere una rosolatura omogenea ma non troppo forte di gusto. Anche qui viene messo dell'olio extravergine d'oliva per dare un po' di condimento alle nostre verdure, un pizzico di sale e appena appena una spuntata di pepe a mulinello. Nella nostra terza pentola abbiamo il nostro fondo bruno, un fondo che facciamo noi con le ossa come una volta, ma la particolarità di questa salsa è che viene aggiunto il caffè, il nostro caffè commercio, in maniera che andiamo a creare un equilibrio
filetto verdure con una salsa leggermente amarognola che si sposa benissimo con il gusto di questa carne. Adesso aggiungiamo del burro che ci aiuterà nel finale della cottura a rendere un po' più morbida la nostra carne di manzo. Come vedete prenderai i profumi del timo creando un profumo e dando una morbidezza alla carne interessante. Adesso impiattiamo il nostro filetto. Ok, guardate che bello. Le nostre verdurine. Alla fine mettiamo anche un po' di cipolla caramellata in agro dolce in maniera di dare un po' di acidità al nostro piatto. E questo è il nostro filetto caffè commercio. Allora, hai cambiato il bicchiere, eh? Sì, assolutamente. Andrei ad assaggiare il filetto di manzo del caffè commercio. Noi ci abbiniamo un primitivo di Manduria, 60° anniversario, 2017, quindi pugliese, sa molto di ciliegia, quindi molto ciliegioso. Beh, è corposo per sì, accompagnare assolutamente. Un piatto. Bene, bene, benvenga. Si sente tantissimo la ciliegia. Assolutamente sì. Mamma mia. Buonissimo. Perfetto. Ottimo. Guarda com'è corposo, come si vede da sì, questo bicchiere, eh? Sì. È un vino importante. Sì, molto, molto. Per favore, servizio. Grazie. Voilà. Particolarità di questo piatto, caffè, facciamo una riduzione con il nostro caffè della macchina e lo aggiungiamo al di sopra del filetto. Fantastico, grazie mille. A voi buon proseguimento. Innanzitutto voglio subito assaggiare la riduzione. Ricorda molto il sughetto del brasato che faceva mia nonna, però c'è questa nota del caffè che è veramente incredibile, perché ti aspetti che sia un qualche cosa di coprente, invece si amalgama benissimo. Non vedo l'ora di assaggiarlo col filetto. Delicata, croccante, però grazie alla cottura che è stata fatta di questa carne che l'ha tenuta molto succosa al suo interno, quindi senti proprio tutti i sapori, ma anche la sua cottura è un qualcosa di incredibile. Anche la cottura, come piace a me, io sono un cultore della carne, eh? Un amante del barbecue e della griglia, e devo dire che sono veramente soddisfatto. Guardate che bella cottura. Anche il vino che è stato scelto si abbina proprio perfettamente, perché tendenzialmente, nonostante sia molto corposo come vino, è anche dolce, ha un retrogusto alla ciliegia, quindi lascia una certa dolcezza, morbidezza che contrasta, ma non è la parola giusta, perché in realtà è un sposarsi quasi, come i migliori matrimoni, fila tutto liscio, però qualche contrasto ci deve sempre essere. E qua lo ritrovo proprio, il caffè
della salsa con la nota della ciliegia del vino. Abbinamento incredibile. Bravi, bravi. È peccato che è quasi finito. Fantastico, buonissimo. Grazie mille. Grazie a voi. Come prima, bravo anche per il vino, perché un gioco di contrasti, ma è difficile chiamarli contrasti, perché in realtà, come dicevo, è un contrasto, ma è quasi un matrimonio, perché sono due cose differenti che però insieme... Sono molto contento. Bravo, grazie, grazie mille. Grazie a voi. E adesso il dolce. Semifreddo al cacao, gelatina alla menta, salsa di more e meringhe. Ci piace. Sfera di yogurt, limoni in crema, popcorn caramellato e cornflakes. Anche questo particolare. Bianco mangiare al cocco, ananas e kiwi sciroppato con crumble di biscotti. E poi non proprio tiramisù. Non proprio tiramisù. Mi sa che io col tiramisù ce la faccio. Potrei prenderci l'abitudine di averti qui. Senti una cosa, ma non proprio tiramisù. Ok, è una bavarese al cioccolato bianco con crema di mascarpone. Aggiungiamo un caffè noi al tavolo, al centro del dolce, terminato con una spancia di caffè. Beh, solo al caffè commercio, non è che non posso prenderlo. Giusto. Va bene, vada per un non proprio tiramisù. Perfetto, grazie. Arriviamo subito. Grazie. Questo sarà il nostro dolce, è il non proprio tiramisù, è un dolce che viene praticamente strutturato con tutti gli ingredienti del tiramisù, ma in maniera totalmente diversa, perché abbiamo una consistenza morbida fatta dalle nostre creme e tutte le altre consistenze vengono destrutturate in altri elementi. Allora, partiamo con l'impiattare il nostro piatto, fare le nostre ganache al cioccolato, abbiamo un crumble al cacao, abbiamo un crumble fatto con le cialde, così andiamo a creare la nostra consistenza solida, abbiamo uno sponge al caffè e alla fine ci mettiamo la nostra targhetta col logo Caffè Commercio. Ecco qua, il dolce è pronto, verrà servito al tavolo con del caffè. Servizio per favore. Grazie. Ti vedevo riflesso nel cucchiaio. Ammazza. Non è terminato? Caspita. Ovviamente sono tutti i sapori che conosco perché rimandano al tiramisù, però è come è pensato la cosa interessante. Guarda, anche sotto rimane questa base di cioccolato. Buonissimo. Che mi dite? Vi ingolosisce? Beh, dovrebbe. E non dimentichiamoci il caffè sopra, perché anche il caffè è un elemento fondamentale del tiramisù. Bravi, un bellissimo concept, moderno,
assolutamente centrale. Guardate che stratificazione, il crumble, il mascarpone, il caffè, il cioccolato. Fantastico, c'è poco da dire. Tre portate tra di loro molto differenti, ma veramente eccellenti tutte e tre. Non saprei dire cosa mi è piaciuto di più, però diciamo che un punto stima lo devo dare al filetto di manzo Caffè Commercio, perché comunque è un piatto che rappresenta questo luogo, e un punto invece assolutamente va dato allo staff, alle persone che lavorano qua. L'eleganza, la cura dei dettagli, quello che mi è stato portato, insomma ogni aspetto di questo luogo è chiaramente finalizzato a regalare un'esperienza piacevole a chi si siede qua, e vi assicuro che la mia esperienza è stata assolutamente piacevole, anzi vi invito a venire a provarla, anche se in realtà mi è rimasta un'ultima voglia. Sapete com'è? Qua un'altra specialità è il gelato. Quasi quasi. Venite, 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 perché non è ancora finita. Valeria, intanto ti ringrazio per il pranzo, è stato veramente tutto grazie buonissimo. E ancora rinnovo i complimenti a tutto lo staff, assolutamente. Grazie, grazie mille a voi. A proposito però, vogliamo presentare anche Davide, che si occupa della gelateria. So che anche questo è un aspetto importante del Caffè sì, Commercio. Sì, esatto, perché noi offriamo anche gelati e granite, quindi se vuoi favorire, vuoi assaggiare qualcosa della nostra produzione. Che dite, favoriamo? Certo che favoriamo. Allora Davide, io prenderei una coppetta pesca e fragola, proprio per dopo per mandare giù questo buonissimo pranzo. Giusto. Tu invece che ti prendi? Io mi prendo la granita al fico, Davide. Va bene? Sì. Bella. Tutto fatto con la... Molto bene. Ah, ci voleva proprio in questa giornata calda. Allora Valeria, come ti ripeto, grazie mille, è stato tutto bellissimo. Grazie a voi. E anche il gelato di frutta fresca vale la pena di essere assaggiato. Dici un po' le vostre coordinate, quando vi troviamo, siete sempre qua? Noi siamo sempre qua, veniteci a trovare al Caffè Commercio. Siamo aperti dal martedì alla domenica, dalla mattina alla sera. Molto bene. Mi raccomando, se passate dalla piazza Ducale di Vigevano, una tappa al Caffè Commercio è d'obbligo. Sì, esatto. Buon appetito! Grazie. State ancora lì un attimo che vi devo dire ancora una cosa. Grazie Valeria. Grazie a te. Buona ciao, giornata Alessio, e complimenti a tutti. Grazie. Eh beh, d'altronde qualcuno lo deve pur fare, no? Chi può aiutare i nostri ristoratori a promuovere i loro locali e i loro menù, se non che il vostro Alessio Molla, il turista del food? Mi raccomando, i nostri contatti sono in sovraimpressione, aspettiamo le vostre chiamate, aspettiamo di poter venire anche nel vostro ristorante. Alla prossima, statemi bene, questo è Risto Tour, ciao!